largo, però. Uno dei casi più frequenti. Il paziente si guarda, ritiene che la causa del suo problema sia un certo particolare o una certa cosa. Va dal chirurgo e, invece che esporre il suo disagio, il suo problema, chiede al chirurgo di intervenire su quel particolare. Se il chirurgo non riprende il paziente dicendo facciamo un passo indietro, qual è il problema, perché vuole fare questa cosa, e non si studia il problema nella sua interezza, nella sua completezza, ma semplicemente il chirurgo gli vende l'intervento, dice voglio togliere la culotte de cheval, pronti via. Sì, ma non è che così hai una bella linea, sei diventata più snella, hai tolto un particolare, ma non hai risolto il problema. E queste sono le colpe del chirurgo, secondo te? E sono colpe un po' di incomprensione, e effettivamente è il chirurgo quello che deve accertarsi che ci sia stata la comprensione. Perché il paziente può anche non avere idea di cosa succederà. Molto spesso non ce l'ha, cioè ha un'idea, ma non sempre corrisponde effettivamente alla realtà.